Marsiglia, LIROLAE Gonzales SI tagliano lo stipendio, via libera per HARI. Il Marsiglia ha tesserato Amine Fari, trequartista preso dallo Schalke 04, l'acquisto era rimasto in sospeso ma oggi l'organo di controllo finanziario della Ligue 1 ha dato il via libera. Secondo RMC Sport, merito anche della decisione di Lirola, ex Fiorentina, e Álvaro González, FENERBAHCE, risolto il contratto con Perotti. Risoluzione consensuale tra Fenerbahçe e Diego Perotti, lo ha annunciato ufficialmente il club turco. Ora l'argentino è svincolato, il Genoa ci pensa, sarebbe un ritorno. Spezia, Pecini, fatto squadra per due il settimo acquisto messo a segno solo nell'ultima giornata di mercato, il 24esimo dell'intera sessione, è stato ratificato dalla Lega solo questa mattina, Eddie Salcedo, attaccante 19enne, in prestito dal Genoa. Una rivoluzione in piena regola, quella che ha interessato lo Spezia nel mercato estivo, dovuta non solo alla volontà della nuova società di costruire una squadra con giocatori di proprietà e pochi prestiti, ma anche per far fronte alla sentenza della FIFA che ha bloccato ai Liguri le prossime Parma, Caramo può finire in Turchia. Gian Caramo può lasciare il Parma, lo cercano i turchi, la cui sessione di mercato scade tra una settimana, del Fatih Karagümrük, allenati dall'italiano Zarate riparte di ALLAMERICA Football Club. Dopo la risoluzione col Boca Juniors, l'ex Lazio e Inter Mauro Zárate riparte dal Brasile dove vestirà la casacca dell'America Football Club. Juve, AG, Rugani, felice 501esimo essere Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, parla del futuro del centrale della Juventus. Daniele in questa sessione è stato accostato a diversi club italiani ed esteri, ma non c'è mai stato nulla di concreto per una sua eventuale partenza, si legge su tuttomercatoweb.com. È stato riconfermato perché le qualità del ragazzo sono molto apprezzate, è ancora giovane ed ha già oltre 100 presenze in bianconero. È contentissimo di iniziare la PSG, MBAPPE rifiuta nuova proposta rinnovo da 45 milioni. Dopo aver respinto fino all'ultimo gli assalti del Real Madrid, il PSG tenta di nuovo di convincere Kylian Mbappé a rinnovare il contratto per evitare di vederlo partire a parametro zero. L'attaccante continua a respingere le proposte del club di Ligue 1, l'ultima, secondo le Parisienne, di ben 45 milioni di euro netti a stagione fino al 2024. Un ingaggio superiore a quelli percepiti dalle altre stelle della squadra, Neymar e Leo Messi. Ma che non è bastata a convincere il 22enne, ufficiale, Montella nuovo allenatore di ELLADANADEMIRSPOR. Vincenzo Montella è ufficialmente il nuovo allenatore della Dana Demirspor. L'ex tecnico di Roma, Milan, Samp e Fiorentina ha firmato un biennale con il club turco, dove troverà Mario Balot. Parma, BRUGMAN ceduto in prestito a Real Oviedo. Operazione di mercato in uscita per il Parma. Il club ducale comunica, in una nota, la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto a determinate condizioni di Gaston Brugmann, Lione, biennale per Jerome. Jerome Boateng è un nuovo calciatore del Lione. Il difensore tedesco, svincolatosi a giugno dal Bayern Monaco, ha siglato con i francesi un contratto biennale. Shevchenko verso LA panchina DELLUZBEKISTAN. Dopo l'addio all'Ucraina, Andriy Shevchenko è pronto a sedersi su un'altra panchina di una nazionale. Secondo quanto riporta Sport.kz, l'ex attaccante del Milan potrebbe diventare il nuovo allenatore del Cagliari, preso lo svincolato. Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Martin Caceres, il calciatore uruguaiano ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblu sino al 30 giugno 2020. PSG, Nuno Mendes dallo Sport. Il faraonico mercato del PSG si chiude con l'arrivo di Nuno Mendes. Il terzino portoghese lascia lo Sporting Lisbona con la formula del prestito e un diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Sporting, Sarabia in prestito dal PSG. Pablo Sarabia è un nuovo calciatore dello Sporting Lisbona. L'attaccante spagnolo lascia il PSG in prestito secco per una Harry Kane, OLA coscienza. Harry Kane afferma di avere la coscienza pulita dopo che il possibile suo trasferimento dal Tottenham al Manchester City non si è concretizzato.
Le critiche dei tifosi, loro hanno diritto alla loro opinione, ha spiegato a Radio BBC l'attaccante, che aveva ovviamente a volte non conoscono in modo completo quello che sta succedendo, ma dal mio punto di vista ho la coscienza pulita e devo solo continuare a fare quello che faccio. Sto facendo tutto ciò che mi è stato chiesto di fare dal club e ora sono qui con l'Inghilterra, ha spiegato. So che tutti vogliono conoscere ogni situazione che accade durante l'estate, ma come ho detto sono concentrato su ciò che verrà e sul futuro. Tutto quello che è successo con il club è tra me e il club e così rimane. Man City, Ederson rinnova fino al 2020. Importante rinnovo in casa Manchester City. I Citizens hanno annunciato che il portiere Ederson, nuovo contratto quinquennale con scadenza giugno 2026, un anno in più rispetto al precedente accordo. Caccia agli svincolati, il Genoa cerca Nkoulou, il Genoa vorrebbe ancora sistemare la difesa e sta portando avanti la trattativa con lo svincolato Nicolà Nkoulou, ex giocatore, Roma, Olsen in prestito allo Sheffield United. La Roma ha ceduto in prestito per una stagione il portiere svedese Robin Olsen allo Sheffield United. Newcastle, preso Santiago Muñoz. Coincidenza incredibile, il Newcastle rende noto l'acquisto di Santiago Muñoz, attaccante di 19 anni proveniente dal Santos. Il talento messicano ricorda il protagonista del film Gol. Cedrin Biggins che narra le vicende, ironia del destino, di un giovane messicano di nome Santiago Muñoz che finisce proprio a giocare. Ufficiale, Griezmann torna a LLATLETICO Madrid. Fumata bianca in extremis e dopo una notte molto complessa, Antoine Griezmann torna all'Atletico Madrid con la formula del prestito.